forse il più giovane rottamatore d'Italia, nel senso soprattutto difendere quella prima parola, rottamatore. Mi rivolgo ad un partito che si chiama Sinistra, è una sinistra che non ha pudori, nel senso di dover usare lineette prima centro, sinistra, sinistra e poi con tre lineette. No, voi ce l'avete qualche lineetta dopo. Sinistra, la parola sinistra. Ecco, però rimanendo naturalmente a dei problemi molto più concreti e cagliaritani, che cosa ci aspettiamo da un sindaco? Un sindaco che voglia risolvere, naturalmente secondo la sua visione cosiddetta sinistra, problemi che vengono, sono problemi che riguardano naturalmente le fasce più deboli. Ecco, le fasce più deboli naturalmente sono quelle di persone, per esempio, che pagano le tasse, e queste in Italia sono le fasce più deboli, anche a Cagliari sono le fasce più deboli, quelle che pagano le tasse. Fasce più deboli sono, per esempio, quelli che non guadagnano 1000 volte più di me, no, 500 nel caso mio, più di me e 1000 volte più di voi, naturalmente. E sono le fasce più deboli sono, per esempio, delle ragazze che non guadagnino 7000 euro a botta. Ma quelle che naturalmente non possono permetterselo, perché magari disgraziatamente non hanno quel fascino che attira così i satiri. Ecco, allora, però rimanendo ancora a Cagliari, ho finito naturalmente, i problemi che un sindaco affronterà, quelli veri, sono quelli che arriveranno prima di tutto gli extracomunitari. Non ho nulla contro di loro, ovviamente, però bisognerebbe valutare se una non politica in questo caso finirà per creare naturalmente dei problemi, magari non in questa legislatura, però questa è una delle evenienze ineluttabili. Noi dobbiamo guardare a esempi. Secondo, un altro problema, se non vorremmo finire napoletanizzati, ovviamente anche questo il sindaco di Cagliari dovrebbe guardare a prevenire un problema ineluttabile. Avremo prima o poi gli stessi problemi che hanno avuto altre città. I giovani naturalmente sono di varie categorie, i giovani che io considero degni di attenzione sono quelli famosi che non hanno la possibilità di andarsene, per esempio, all'estero, perché i padri o i genitori pagano loro gli studi all'estero. Perché gli studi all'estero? Perché gli studi qua non offrono futuro, e questo naturalmente per Cagliari è un problema più grosso di Cagliari, però anche qui qualcosa si può fare. Qualcuno, per esempio, non ha la possibilità di studiare perché non sa dove dormire, e se va a dormire deve pagare, e poi deve fare naturalmente il pendolare per andarsene alla sede universitaria e così via. Quindi il problema dei giovani e i giovani universitari o non universitari dovrà essere affrontato. Io ho letto sull'autorevole giornale, il più grosso giornale di Cagliari, ho letto una proposta di un giovane, più giovane di lui, candidato, e dice: a Buoncamino, nel carcere, potremmo metterci i giovani imprenditori. Ecco, io penso che bisognerà aspettare che almeno si esprimano come altri imprenditori prima di mettere a vivere nel carcere. Ma questa è, io non so se questa fosse una trascrizione errata di un giornale, è errata, però allora è una malignità. Naturalmente diceva anche: lo ricostituiremo e così via, perché qui a Cagliari, ho finito veramente, abbiamo delle straordinarie incongruenza. Abbiamo il posto più panoramico di Cagliari, che ha
le bocche di luna. Abbiamo uno dei posti più silenziosi di Cagliari ed è fatto per i sordomuti, quelli che non sentono e che non parlano. Cioè, diciamo che a un certo punto queste irrazionalità evidentemente bisognerà correggere, però prima di metterci giovani imprenditori in carcere penso che ci sarebbe un po' da riflettere su questo. Va bene, io sono per i giovani, ricordo anche che un candidato una volta, sarebbe 7 anni fa, disse, e lo scrisse sempre questo famoso Unione Sacra, l'ha detto questo giornale, un grande formato, disse: ma come mai Soru si affida a dei settantenni? Ovviamente il settantenne di Soru ero io. Questo signore però aveva 69 anni, sono passati 7 anni, fate i conti. Ecco, a questo punto viva i giovani e viva i giovani sinistri. Grazie.